partiti mentre mi soffiavo il naso. Quest'oggi oggi partiremo con la mia frase dedicata al fatto che ho fame. Sai che ti vedo fame. Meglio però. Sì? Beh, più... sto meglio, venerdì scorso non stavo bene. Avevo la febbre. Avevo la febbre. Ma che... si è scoperto dopo. Adesso aspettiamo un secondo che ci sia qualcuno online, ma direi che ci siamo quasi già. Comunque noi siamo qui, carichi, e quindi parto con il... Ciao a tutti, qualunque di Double Clutch, come ogni venerdì alle 12.45 per il nostro unboxing live. Unboxing perché abbiamo scarpe quest'oggi, perché settimana scorsa c'erano due, tre, forse, erano tutte Puma. Oggi abbiamo solo una Puma, una scarpa di Puma Ups, mentre abbiamo, attenzione, abbigliamento qua di lato, che però vi farò vedere dopo. Abbigliamento Puma Ups, che sono, anzi, ve la faccio vedere subito dopo la scarpa. Dai, facciamo sta pazzia. Vi faccio vedere prima questa colorway di Uproar, ce ne sono arrivate 4 e quindi sono molto molto gasato. 4 questa... pezzi o 4 colorway? No, 4 colorway diverse, le abbiamo già fatte vedere 3 la settimana scorsa, appunto questa è la quarta, quella che ci mancava, Total White. Anche questa è una colorazione di quelle che alla fine va sempre comunque. Mi viene sempre in mente il buon Ricky Cortez quando vedo una scarpa Total White, mi ricordo benissimo la sua fissazione per calzino, scaldamuscoli e scarpe. Tutto solo esclusivamente white, bellissime. Comunque loro le conosciamo già, c'è già la presentazione tecnica, sappiamo già il prezzo che è 130 euro di retail price, prezzo consigliato al pubblico. Puma Ups si posiziona a 130 con le Uproar. È la fame questa. Devo fare uno spuntino prima. Con le Uproar 130 euro, con le Puma Clyde Court Disrupt che abbiamo giù, vi abbiamo già fatto vedere, 120 euro, mentre con le Legacy 100, se non sbaglio. 10 euro. 110 o 100? 110. Sei sicuro? No. Allora però c'ho qua. Ma sì, dai. Ma sì, lo guardo, nel dubbio, ce l'abbiamo comodissimi. Comunque, esatto, 110, lo sapevo io che aveva ragione Francesco. Oltre alle scarpe di Puma Ups che lascio qua al buon Frank, sì, unboxiamo insieme, perché non le ho ancora aperte, abbigliamento di Puma Ups. Sono gasatissimo da questa merce perché è veramente qualcosa di incredibile che stavamo aspettando da tantissimo. Partiamo con la prima hoodie. Potreste dire i primi in Italia? Potremmo dire i primi in Italia. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Beh, in teoria in Italia siamo in due, eh? Noi e un negozio di Milano, che io sappia. Che non conosco. La faccia lì. Il negozio di Milano lo conosciamo bene, lo rispettiamo anche, ma non lo nomino per non fare pubblicità, ovviamente. Ah, giusto. Bella. Questa è una cosa fantastica. È una cosa fantastica. Devo muovermi? No, guarda là. Perché mi indica il polso? Il polso. Bellissimo, bellissimo questo qui, che è anche la GIF che uso sempre quando faccio qualcosa di Puma Ups sulle mie stories. Molto molto bella, e soprattutto molto bella proprio la fattura di questa felpa, molto bella e felpata, quindi iniziamo già ad avere qualcosa di pesantino, ovviamente di invernale. Nella parte posteriore abbiamo Puma Basketball, bella. Passiamo oltre, tra l'altro sarà online ASAP questo, perché non abbiamo le still life, non abbiamo le foto dei prodotti, ma le facciamo oggi. Quante ore ha oggi? Oggi. Vediamo, comunque lo faremo, lo facciamo oggi, dai, siamo carichi per voi. T-shirt, anche questa, mamma mia, davanti non diresti niente, ma dietro bang bang, spettacolare questa grafica. East 1973, don't let good get in the way of great. Bellissima frase, god damn, fantastica davvero, molto molto bella anche la t-shirt, e anche qui materiale da panico, come ritroviamo poi nel pantaloncino, se non sbaglio pantaloncini, tra l'altro io ne ho preso uno solo, ma dovrebbero essercene due. Questo è un panta, ragazzi, non è mica un pantaloncino, è un panta da abbinare alla felpa, attenzione, mamma mia. Bellissimo, poi questa cosa che richiamano sempre established in 1973, perché vi ricordiamo che Puma Ups è tornato in attività adesso dopo 20 anni che era fermo, ma effettivamente
Puma ha fatto materiale da basket per dal 1973, appunto, quindi da way back in the days. Bellissimo la parte terminale del pantalone, dove abbiamo, non si vede molto bene, ma c'è la cerniera e non è stretto questo elastico, ma c'è comunque una chiusura molto molto bello, bravi, bravissimi. Ultima felpa, perché tra l'altro, scusa, manca una maglietta bianca. Sì, l'ho preso un po' a caso, okay. Poi che no. Comunque vi facciamo vedere un po' di prodotti, poi non tutti. Molto bella la felpa bianca. Adesso mi sono già dimenticato, no, non è la stessa grafica di prima e non è neanche quella delle magliette. Questa mi piace veramente tantissimo, mi piace tantissimo questo tutto questo mood che hanno dato a tutto il mondo di Puma Basketball, Puma Hoops. Dietro non abbiamo praticamente nulla, c'è solo questa scritta, ma è coperta dal hoodie, dal cappuccio. Bellissimo, bellissimo i lacci, i dettagli, il lace tip qua c'ha il metallo, c'ha bruttissimo da dire, però ha il metallo, molto molto bello. Potresti mettere qualcosa di Puma Hoops domani? Potrei mettere qualcosa di Puma Hoops domani a Milano, attenzione, a Milano, perché domani siamo all'About Basketball Day con il grande di Gianluca Gazzoli e con un sacco di altra gente. Tra l'altro sono sul palco a parlare alle 15.45 in teoria, quindi più o meno tra le 15 e le 16, una cosa del genere. Poi si sa che con gli eventi essere puntuali è sempre un casino, però l'evento in sé parte dalla mattina alle 10, se non sbaglio, e finisce la sera alle 10, quindi vi invito caldamente a venire in Playmore Moscova a vedere questo evento, che sarà una figata atomica. Lo era già quello dell'anno scorso, che era in un'altra location ed era molto più easy, era la prima volta che lo facevano. Quest'anno hanno fatto veramente le cose in grande, complimenti a tutte le organizzazioni, Gianluca in primis, ma anche tutti gli altri, Fabrizio e tutta la crew di BB65. Vabbè, insomma, ci sono un sacco di persone da nominare, alcune non le so neanche, quindi evito di infognarmi in queste cose. Però fondamentalmente passate se siete a Milano, e se non siete, se avete un weekend libero per fare un giro, perché sarà una figata e ci saranno molti personaggi interessanti da sentire. Durante tutto il giorno ci sono dei talk e la sera c'è anche il dunk contest, che è una figata. Ci sono anche degli sponsor da panico, tipo G-Shock, che io adoro perché ho sempre un G-Shock al polso, e Panini Comics con il nuovo Slam Dunk. Insomma, ce n'è veramente per tutti, quindi vi invito a venire in Playmore domani. Vado avanti con l'unboxing. Invece queste Jordan, che sono le 4 Fossil aka Mushroom, me le tengo per ultime perché sono indubbiamente le più fighe di oggi. Sono già uscite, sono già online, però vi faccio vedere prima queste Under Armour Over Havoc 2, che è una scarpa che sta performando veramente alla grande. Questa taglia, come vedete, è molto piccola, è un 7,5 perché sono arrivate ieri e sono praticamente già finite. Sta piacendo forse troppo. Questa è la colorway dedicata a Joel Embiid. Forse troppo sta piacendo perché ne abbiamo prese troppo poche, quindi dobbiamo cercare di riprenderne altre. Fondamentalmente è una scarpa che performa alla grande sul campo da gioco, essendo super super leggera e avendo un ammortizzamento che, come sappiamo, l'over è veramente fantastico. Era quello che c'era nelle Curry 6 e in teoria sarà riproposto anche nelle Curry 7, che usciranno in novembre. La presentazione tecnica di questa la faremo, perché ce l'avete chiesta veramente in tanti, ma appunto ce ne sono un sacco di scarpe da presentare su YouTube, e quindi lo faremo proprio ASAP. Bellissima questa colorway, vi ricordo, Joel Embiid è un asset Under Armour, quindi sono dedicate a lui, sono sue. Le prossime due settimane saranno un po', da domani fino a lunedì, quello dopo, saremo precisissimi. Ci sarà un po' di tutto, sì, non siamo sul pezzo mai in queste due settimane, perché abbiamo un sacco di carne al fuoco. Ci sono eventi in programma per tutti questi 2-3 mesi, quindi settembre, ottobre, novembre e forse anche dicembre. E ovviamente, essendo degli eventi che noi facciamo sempre al massimo, nel senso che ci impegniamo veramente alla grande, ci dedichiamo tanto a quello, quindi sicuramente perderemo dei pezzi. Le presentazioni tecniche di norma sono le prime cose che lasciamo indietro. Andiamo avanti con le Adidas. Qua vedete il trifoglio, quindi stiamo parlando di Adidas Originals, quindi non basketball, non performance, ma comunque bombe anche qui. Abbiamo le nuove Streetball, l'avete già vista, è una silhouette che abbiamo riproposto già in una colorazione pazzesca,
che oggi vedremo in campo nelle mie stories, perché non faremo vedere nulla su Double Clutch, ma oggi facciamo lo shooting alla nostra collabo che uscirà il 28, e una delle scarpe che abbiamo selezionato per completare l'outfit è proprio una streetball, quella, la Solar, non mi ricordo come si chiama, quella arancione. Comunque questa qua è una scarpa che non potete usare sul campo, ma potete sicuramente roccarla casually. Ha una pelle veramente incredibile, magari le Jays avessero questa pelle qua, perché è veramente fantastica, davvero, bella. Non c'è nulla da dire, uno scamosciato veramente magnifico, light strike nell'intersuola, quindi comfort assolutamente garantito, e retail price, non me lo ricordo, 120 euro, e con 120 euro a soli 600 euro. Vi faccio vedere anche un'altra colorway di Steamfall, che sto ovviamente sbirciando sul nostro sito, come si chiama, acqua. Perché quell'altra era Shop Pink, me l'ero dimenticata completamente, questa invece è la acqua, molto bella anche lei, questa è un po' più facile secondo me da indossare. Vedremo il piede di Jacopo. Secondo me no. L'ha presa? Sì. Grande Jacopo, anche perché così può roccare finalmente una scarpa original in store. Originals, no, dai, ragione, perché è il brand, sì. Originals, quindi è una scarpa Originals, top. Comunque 120 euro questa streetball acqua, molto bello il fade dell'intersuola, è una scarpa che comunque, ragazzi, avete capito che a me piace veramente tantissimo. Francesco sta facendo di quelle facce, io ho già preso orribili, ma proprio perché gli piace tanto, però dovreste, c'è questo smascellamento strano, la fame, o la fame, però questo è dialetto, o è fame o è sonno, diciamo così. Però andiamo avanti con questa LeBron, un fulmine a ciel sereno, perché sapete che adesso sta per uscire la 17, quindi la 16 è fuori produzione, la 16 low è praticamente introvabile, ma qua arriviamo noi di Double Clutch, siamo riusciti ad avere una nuova 16 low che non avevamo avuto, la rossa, la Super Bron, che siamo riusciti a trovare anche in una calzata decente, quindi shout out to Nike che sono riusciti a farcela avere. Finalmente, cazzo, abbiamo una LeBron da vendervi, perché ci mandate 64.000 messaggi che non c'è mai la LeBron, e invece adesso c'è, e vediamo, la voglio finire in una settimana, e vediamo, dai, adesso dovete pigliarle tutte. La 16 low, sapete già tutto, è la scarpa che mi duole dirlo, ma quasi ha battuto la 16 alta, perché praticamente il tuning è lo stesso, la tomaia è leggermente più performante, pur essendo meno confortevole, perché il battle knit della 16 è sicuramente più bello e più bello come feeling, soprattutto al piede, ma questa è un po' più performante, essendo un pelino più rigida, quindi ci dà quella struttura in più che si sente sul campo. Il peso, tra l'altro, è molto buono, vabbè, non facciamo citazioni su cose successe qua in store, fondamentalmente retail price 160 euro, mi diverto sempre a richiamare un po' queste cose. Che 161 mi sa. Ti piace sempre dire che c'è quell'euro lì. Disponibile già online, tutto quello che ho fatto vedere è già online, ragazzi, tutto tranne l'abbigliamento di Puma, dobbiamo fare le foto e poi sarà caricato su doubleclass.it. Qua in store è tutto già disponibile e non ci sono date di lancio particolari. Questa invece è una scarpa che aveva data di lancio, stiamo parlando della Jordan 4 Fossil, aka Mushroom, il vecchio nickname, modificato poi appunto in Fossil, che si merita un bang bang, veramente una Jordan 4 incredibile. Ho tolto lo shoe tree perché mi dava fastidio, farvela vedere bene. Allora, è una scarpa che abbiamo postato ovunque, abbiamo postato nelle stories, abbiamo postato anche sul mio profilo, è fantastica. La taglia che vedete qui è molto piccola perché ce ne sono rimaste pochissime, ma qualcuna c'è ancora su doubleclutch.it. Le taglie che sono andate via subito ovviamente sono state quelle centrali, perché è una scarpa tra l'altro da donna che arriva fino al 12 donna, che è 11 uomo, quindi arriva fino al 45. E le taglie alla fine centrale nella scala taglia uomo sono appunto dal 42,5 al 45, aka è finita subito. Forse è ritornata disponibile tra l'altro un 11 e un 10,5, una cosa del genere. Andate a controllare su doubleclutch.it se vi interessa.
bellissima anche la parte posteriore. Scala taglia donna, ma in realtà... ma scala taglia donna, quindi arriva fino al 12 US donna, che è 11 US uomo, però in realtà le abbiamo vendute quasi tutte a uomini. Esatto. Quindi, ma d'altronde anch'io l'avrei presa, è che in questo momento sono un po' in down di cash, perché sto spendendo troppo in scarpe, e in più, tra domani che andiamo a Milano, stiamo a Milano tutta la settimana no, però stiamo fino a mercoledì perché facciamo un double class on a move a Milano, incontriamo un sacco di gente figa e non vediamo l'ora. In più, dopo ci sarà Sneakerness, poi c'è la collab di Double Clutch, quindi comunque non pensate, perché noi stessi ce la compriamo il materiale Double Clutch, ce lo paghiamo, magari lo paghiamo meno, ovviamente, come tutti i dipendenti, tutte le persone che lavorano negli store, ma lo paghiamo. E considerando che la nostra collab ha due felpe, tre magliette, due calzini e un pallone, ne è uscito di cash dalle tasche di tutti quelli dello staff di Double Clutch. Comunque, tornando a noi, bellissima colorway e bellissimo pellame. Questa è una Jordan di quelle che piacciono ai collezionisti. Questa è una di quelle che può essere comparate alla Rookie of the Year come qualità del pellame. Mi piace tantissimo anche l'odore, non mi metto a fare il feticista ad annusarla in questo momento, ma è veramente una scarpa che vale la pena avere nella propria collezione. Cangiante il Jumpman nella parte posteriore, lo vedete, e anche nella parte anteriore. Retail price 192 euro. Qualcuno mi ha scritto: ma non dovrebbe costare meno la scala taglia donna? Sì, dovrebbe, in teoria storicamente costa meno, evidentemente a Jordan Brand non gliene frega niente, ma ci sta, siamo disposti a spendere 192 euro per queste bombe e quindi loro sono disposti a guadagnarci. È così. Tornando a noi, ma lasciando qua questa scarpa che deve comunque essere mostrata il più possibile, il 28, quindi sabato prossimo, c'è a Double Clutch il lancio della nostra collab Double Clutch per Will Bryant, artista texano che, se non conoscete, andate a conoscerlo. Anche qua ci sarebbe una citazione, ma lasciamola stare. Dalle 17 alle 21, dimmi. No, Will sarà presente. Will qui, sarà qua dal Texas, l'abbiamo portato qua a Verona, Double Clutch. Cazzo, quindi dovete venire, ci sono birre offerte, birre maso alto alla spina, quindi buone che non si sa. C'è musica, c'è Pop in Trouble, grande, che mi sono ricordato il nome perché non me lo ricordavo mai. Bop in Trouble, con la B, ok, scusami. Beppe, da Milano. Scusami Beppe. Comunque, da Milano, della crew di Hakim, della crew di Marvel, cioè, comunque abbiamo portato l'Elite qua per festeggiare tutti insieme una collaborazione su cui stiamo lavorando da un anno, cazzo. Quindi, se non venite... siete stronzi, non ce lo dico, l'ho detto, basta. Quindi per il resto noi ci vediamo, seguite le mie stories luca.quattrone di oggi, perché facciamo lo shooting alla collabo, e quindi se volete vederla prima per mettervi via il cash e acquistarla sabato, sapete, insomma, potete selezionare, potete vedere e capire quello che vi piacerà e quello che non vi piacerà. Direi che vi ho detto tutto, ci vediamo domani all'About Basketball Day. Grazie mille per il supporto e alla prossima.